Jane Alexander ha vissuto dei momenti di sconforto nella notte al Grande Fratello VIP. L'attrice si è sentita male dopo aver litigato con Walter Nudo a causa dell'opinione di quest'ultimo sul cancro. Nudo, infatti, ha dichiarato che il nostro corpo lancia dei segnali inequivocabili quando sono in corso delle gravi patologie che, ascoltandoli, è possibile evitare in molti casi drammatiche conseguenze. Jane non ha preso bene tale convinzione, arrabbiandosi con il collega e poi non riuscendo a trattenere le lacrime. L'attrice ha infatti raccontato che il padre e la sorella sono morti a causa di tumori asintomatici. Corsa in camera, è stata raggiunta da Benedetta Mazza, Giulia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone ai quali ha spiegato, ricordiamoci che se non fai prevenzione e se non vai dai medici a farti vedere rischi di morire. Dire ascolta il tuo corpo è ok, ma dire il tuo corpo ti dice tutto è sbagliato, perché non è così. Altrimenti non esisterebbe la medicina. Se uno ha il tumore al cervello, il suo cervello non lo avvisa in tempo che c'è qualcosa che non va. Piango quando si toccano certe cose. La reazione di Jane Alexander è stata molto forte in seguito alle dichiarazioni di Walter Nudo sul tumore. L'attrice, che proprio per questa terribile malattia ha perso il padre e la sorella, ha spiegato di non poter accettare un messaggio tanto sbagliato da parte del suo coinquilino. Questa del corpo che dice tutto è una grande caata. Mi dispiace se alzo i toni. Io ho vissuto questa cosa con due persone della mia famiglia, non è come dice lui. Non è così. Il messaggio che Walter ha mandato è profondamente sbagliato. Scusatemi, ho avuto una reazione forte, mi sono sentita male, io piango quando si toccano certe cose. Walter Nudo ha raggiunto Jane Alexander per chiederle scusa per i toni usati, ma ha comunque riconfermato il suo punto di vista sulla grave malattia che, a suo dire, è sempre preceduta da piccoli segnali che lancia il corpo. I toni si sono poi tranquillizzati all'interno della casa del Grande Fratello VIP. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.